siamo a Sanremo. Finalmente una quota giovane che però fra i big ci sta veramente bene. Parliamo di Luca, anche detto H7, no? Ciao, ciao a tutti. Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Io sto bene, ci stiamo godendo il Festival di Sanremo. Tra l'altro ieri sera ti abbiamo guardato e devo dire che per essere la prima volta per te su un palco così importante te lo sei mangiato, cioè non sembravi assolutamente in imbarazzo oppure ansioso, quindi dici un po' in verità come eri tu dentro, se stavi mascherando qualcosa. Ero super emozionato, però di solito quando sono emozionato scarico tutto sul palco, cioè tutta l'adrenalina, la carica e le emozioni cerco di incanalarle tutte lì, e fortunatamente così è successo, mi sono sentito tipo liberato ed è stato fighissimo, bellissimo. Bello, bello davvero, è bella anche la tua canzone. Però prima di parlare della tua canzone, tu hai avuto un percorso un po' particolare, perché l'anno scorso hai partecipato a un talent che vabbè io ho seguito, quindi per me sei assolutamente il vincitore morale di Amici. La tua canzone l'ho ballata Grazie. Tutta l'estate. Com'è stato quest'anno, insomma, passare da un talent e un'estate come quella che c'è stata, anche un po' particolare, e poi Sanremo? È stato bello perché sono due situazioni completamente diverse, ma che di fondamenta hanno la musica, no? Quindi per me è importantissimo, a prescindere da dove possa essere fatta, c'è la musica di mezzo, quindi sono strafelice. E poi da Amici ho imparato tantissimo, ho accumulato esperienza per far sì che oggi potessi essere qui, e mi ha dato tanto, quindi devo tanto anche ad Amici. Ed essere qui è un'emozione fantastica perché cioè da piccolo ho sempre sognato di calcare un palco così importante, avere la possibilità di farlo per me è un'emozione incredibile. Che differenza c'è fra i due palchi? Sia come sensazione, ti senti una persona diversa anche se è passato solo un anno? Sì, perché comunque ho avuto modo di studiare ancora, di passare delle ore in studio. Amici è stata proprio la scuola che ha col tempo ho iniziato a farmi maturare per poi prepararmi a quello che mi aspettava fuori, e Sanremo è una delle cose che ti aspetta fuori sperando di farlo un giorno. Ho la possibilità di farlo e di averlo fatto, ne sono veramente felice. E speriamo anche che non sia l'ultima volta, ma comunque siamo ancora in gara, pensiamo a questa gara, perché stasera ti esibisci per la seconda volta e poi hai un duetto venerdì con Arisa, che tra l'altro anche lei ti porti dietro dal percorso di Amici. Avete scelto questa canzone Cambiare, molto molto intensa. Sì, Cambiare è un pezzo a cui tengo tantissimo perché praticamente mi ha cresciuto, sono cresciuto con la discografia di Alex Baroni, e per me avere la possibilità di onorarlo sul palco mi rende veramente tanto tanto felice, farlo a fianco di Arisa ancora di più. Avevi già cantato con lei però? No, però lei mi ha fatto da coach ad Amici. Esatto, non avevate mai cantato insieme neanche in prova? In prova sì, in prova all'Ariston e poi alle prove in studio con lei. Bene, bene, sei contento per come sta andando questo percorso? Hai sentito ad esempio anche San Giovanni, avete fatto comunque Amici insieme, quindi non so, vi siete mandati un messaggio di auguri, in bocca al lupo? Ci siamo mandati in bocca al lupo quando uscì l'elenco di tutti i partecipanti, e ieri dopo le esibizioni ci siamo scritti e ci siamo caricati a vicenda. Sono molto felice di condividere Sanremo, questa esperienza così importante con lui. Bravi, siete entrambi giovani, dovete darvi forza, infatti. C'è qualcun altro in gara che stimavi particolarmente, che sei tipo, non so, felicissimo di avere qua in gara, che dici non ci credo, sono in gara con questa persona perché magari lo ascoltavo da quando ero piccolo? Michele è Bravi, ho sempre avuto stima nei suoi confronti, mi piacciono tanto i suoi brani, la sensibilità che emette quando scrive, ed è molto molto forte. Bravissimo, quindi stasera con quali convinzioni andrai sul palco? Cosa cambia da stasera a ieri secondo te? L'unica cosa che cambia è che già ho calcato il palco, però le emozioni saranno le stesse, deve essere proprio come se fosse la prima volta, così come è successo ieri, devo andare lì e divertirmi, l'intenzione è questa, è godermi tutto. Senti, abbiamo visto che ieri sera sei andato sul palco con un completo rosa. Ma tu lo sai che al Fanta Sanremo, ad esempio, se un cantante va con un abito monocolore oppure se dice parole, so che ad esempio tu hai detto qualcosa, lo so. È stato fatto apposta? Sì, è stato fatto apposta perché mi diverte tantissimo il Fanta Sanremo. Quest'anno sta andando veramente alla grandissima, più del Fantacalcio ormai. Hai una squadra, i tuoi amici che stai supportando?
Allora, ho una squadra, cioè ho fatto la squadra mia del Fantasanremo. Dai. Sì, e ho me capitano. E poi chi hai dentro, ce lo puoi dire? Allora, Iva Zanicchi, Michele Bravi, la rappresentante di lista e Tananai. Oh, top, così sappiamo già che faremo tutti i conti del caso. Noi non ci resta altro che farti un grandissimo in bocca al lupo per stasera, per domani. Grazie sera mille, e per la fine del festival. Grazie mille. Ciao Aka. Ciao, un abbraccio. Ciao Luca.